queste sono le Endorphin Speed 4, rappresentano una scarpa super veloce con mescola nobile, molto flessibile, quindi adatta per corse veloci ma al tempo stesso senza esagerare. E per capire di cosa stiamo parlando, come al solito, partiamo dalle specifiche. È una scarpa che nella taglia US 9 pesa 235 grammi, 206 grammi nella versione femminile drop 8, 36 mm nel tallone e 28 mm nell'avampiede. È una scarpa assolutamente molto flessibile che utilizza comunque una mescola in Pebax che si chiama in casa Saucony Power Run PB. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute e le 2 cose che avrei cambiato, soprattutto a chi ha dato questa scarpa. Full disclosure, questa scarpa mi è stata fornita da Saucony per effettuare la recensione. Ci abbiamo corso assieme a Davide 150 km, l'abbiamo utilizzata in diverse condizioni. Ecco comunque le nostre opinioni, partendo ovviamente dal numero. A livello di calzata, stesso numero, sia con le Pro che con le Speed che con le Triumph. Saucony rimane, diciamo, abbastanza standard, quindi bene così, quindi lo stesso numero delle altre scarpe, e comunque il piede è ben saldo, forse stringe un po' lateralmente, però per il resto comunque di spazio nell'avampiede ce n'è abbastanza, e anche nel tallone c'è un buon bloccaggio. Poi le comprate nere perché era in offerta con quel colore, quindi c'è Massi, c'ha il colore super esplosivo da gara. A livello di tomaia comunque molto traspirante, una tomaia secondo me comunque abbastanza racing, perché comunque la linguetta è super forellata e anche tutta la zona davanti è bella traspirante. Il materiale dietro nella zona della conchiglia ce n'è, ma non troppo, quindi non suda neanche tanto il piede e comunque rimane abbastanza traspirante, che va più che bene in questi lavori estivi con questo caldo che, nonostante siamo a luglio, è arrivato adesso, però meglio così. Dal punto di vista tecnico, la linguetta e i lacci sono davvero ben fatti, con dei nastrini laterali che vi consentono di tirare la scarpa a vostro piacimento. I lacci sono abbastanza lunghi, ma comunque non si slacciano pur essendo piatti e non zigrinati. Una linguetta abbastanza racing, come detto prima, integrata nella zona laterale, è paffuta nella zona del collo del piede, quindi non dà problemi di fastidi vari. E anche la lacciatura, i lacci sono comunque abbastanza fini, piatti, e garantiscono comunque un buon bloccaggio del piede. Un altro aspetto molto interessante che ci è piaciuto particolarmente è il fatto che il tallone è stabile, con una conchiglia rigida solamente nella parte inferiore, mentre nella parte superiore consente di avere un sollievo ai tendini nel caso in cui corriate davvero velocemente. È stato infine aggiunto un elemento riflettente sulla parte laterale e i numeri per indicare che comunque questa scarpa è molto fashion, con il 4 scritto da entrambi i lati. Tallone, anche questo, c'è un ottimo spazio dietro, abbastanza flessibile e rigido nei punti giusti laterali, che dà rigidità più o meno fino alla zona qua di metà piede, quindi un ottimo bloccaggio. Ho amato l'intersuola, che è una delle mie favorite in Power Run PB, che secondo l'azienda americana offre una performance eccezionale, nonostante comunque sia abbastanza morbida, soprattutto correndo davvero velocemente. L'intersuola, rispetto al modello precedente delle Speed, che ho avuto anche l'anno scorso, anche quelle comunque sono rimaste abbastanza standard. È molto super reattiva come l'altro modello, perché comunque c'è il Power Run PB. E forse, se devo trovare una differenza, è leggermente più stabile, quindi sicuramente meglio da quel punto di vista lì rispetto al modello precedente. A completare il design dell'intersuola, la struttura Speed Roll Technology, che però non è assolutamente estrema, oltre al fatto che nel tallone c'è una coda di rondine per chi appoggiasse di tallone stesso. Questa scarpa va benissimo anche per i podisti non super efficienti, ed infine delle alette laterali che hanno l'obiettivo di migliorare l'aerodinamicità della scarpa stessa. Un'ottima value proposition poi è legata alla piastra, che in questo caso è nylon, che comunque è davvero flessibile, ma al tempo stesso è stata migliorata la rigidità torsionale, cosa che consente una stabilità supplementare rispetto invece ai modelli precedenti. A livello di piastra, non c'è la piastra in carbonio, però comunque rimane un'ottima scarpa, bella flessibile, ma che ti garantisce un'ottima propulsione in avanti per fare un po' tutti quei lavoretti, delle ripetute che siano corte o lunghe, perché comunque ti dà reattività, ma allo stesso tempo ti fa lavorare un po' il piede, non te lo tiene bloccato
come se fosse ad esempio la Enderkin Pro da gara, che comunque è molto rigida rispetto alla Speed. A livello di drop dovrebbe essere un drop 8 e si sente abbastanza, nel senso che quando faccio delle ripetute un po' spinte mi sento abbastanza proiettato in avanti, quindi comunque questo è un super plus della scarpa. A livello di stabilità, secondo me è il punto forte di questa scarpa, che è migliorata perché appunto il modello precedente secondo me cedeva un po' all'interno, mentre questo con l'intersuola un po' più stabile e anche degli insertini qua in plastica più dura garantiscono un po' più di stabilità alla scarpa, che era forse quel mezzo punto che mancava rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il battistrada, utilizza una gomma leggermente più morbida, secondo me, rispetto a quelle del modello precedente, almeno per quanto mi possa ricordare, ma soprattutto grazie al fatto che lo spazio nell'avampiede è comunque buono, questa scarpa offre una buona trazione, sicuramente anche nelle giornate di pioggia non dovreste avere problemi, anche se questa scarpa è sicuramente adatta per correre durante queste bellissime giornate di sole. Il battistrada comunque è super gripposo, è un po' diverso rispetto al battistrada dell'Enderkin Pro, forse un po' meno gripposo rispetto a quello lì, però per il resto è quasi simile. Poca intersuola in vista, solo un po' nella zona mediale. Rispetto alla Pro c'è meno conca in mezzo ed è ricoperta da un po' più di materiale, anche perché comunque essendo una scarpa da allenamento, qualche grammo in più non è che fa tutta questa differenza. A livello di ritmi, io personalmente l'ho usata un po' su tutti i ritmi, nei ritmi del medio, quindi che per me si aggira sui 3,25-3,30, fino a ripetute sparate sotto i 3, e magari anche per qualche uscita lunga abbastanza reattiva che dove devi stare sulle gambe a ritmi un po' più impegnativi va più che bene, quindi diciamo una scarpa un po' che va bene un po' per tutti i ritmi, dalle ripetute lunghe, quelle corte, ai medi, ai lunghi, ai fartlek, un po' per tutto, comunque a ritmi elevati. A 5 o comunque per i lenti, diciamo sopra i 4,20, andrei su altre scarpe, per esempio le Triumph o le Ride. Io la porterei su tutti i ritmi sotto i 4,10, ecco. A livello di distanze, anche qua, da tutte le garette più corte su strada, quelle un po' più lunghe, o comunque anche sia dagli allenamenti più corti o a quelli un po' più impegnativi dove devi stare tanto tempo sulle gambe. Nella scelta d'acquisto ovviamente potreste anche valutare la versione Pro di questa scarpa, che ha uno speed roll sicuramente più accentuato, una piastra molto più rigida perché è in carbonio mentre questa è in nylon, un'altezza da suolo più importante e soprattutto un peso più limitato che vi consente di correre anche velocemente fino alla maratona. Differenze con la Pro, vabbè, a parte tutta la parte della tomaia, che nella Pro è un po' più racing, un po' più traspirante ancora, un peso sicuramente maggiore rispetto alla Pro, e poi per il resto abbastanza standard, nel senso che la stabilità è quella, l'intersuola è quella, il battistrada abbastanza identico, comunque bello gripposo, a livello di stabilità è super, super stabile. Quindi grosse differenze non ce n'è, l'unica differenza è che una c'ha la piastra in carbonio, l'altra no, una è fatta per le gare e l'altra no, e quindi anche a livello di peso e di prezzo cambia. Flessibilità sì, anche una è più flessibile, la Speed è più flessibile, mentre la Pro è un po' più rigida. Per gli allenamenti direi di stare sulla Speed, o comunque tutti lunghi in preparazione, che ne so, maratone, mezze, 10, 5, mentre la Pro andrei a utilizzarla solo nelle gare o proprio negli ultimi allenamenti pre-gara belli spinti. Ma questa scarpa, la Speed, la consiglio un po' a tutti, dall'atleta abbastanza evoluto all'amatore. Come detto prima, la consiglierei su ritmi un po' più elevati piuttosto che comprarla per farci il lento. Lì opterei su altri modelli. Punti negativi, come anche per la Pro, non ne ho trovati, perché è il giusto compromesso tra reattività, flessibilità, stabilità, fa il suo sporco lavoro per tutti gli allenamenti intensi, quindi un'altra super scarpa che è una via di mezzo tra quella da gara e quella da lento, che ci voleva questo rinnovo rispetto al modello precedente e quei piccoli difetti, per esempio di stabilità che aveva il modello precedente, sono stati migliorati, quindi direi ottima scarpa.
Durata, io con l'altro modello più o meno ci avevo fatto all'incirca 500-600 km di roba spinta, quindi anche con questo, essendoci comunque poca mescola in vista e un battistrada bello durevole, starei su quella cifra. Magari i primi 200-300 km farei di lavori spinti, magari gli altri 200-300 di magari lunghi, medi e quelle cose lì. L'attento ascoltatore poi potrebbe dire che ha visto altri video dove si dice che questa rispetto al modello precedente è più veloce o più lenta, però la verità è proprio una sola. Come velocità, boh, alla fine quello la fa le gambe, quindi sì, forse un filo migliorata, ma non poi così tanto, però è migliorata in altri punti più fondamentali. In conclusione suggerisco questa Endorphin Speed 4 a chi cercasse una velocità, anche se non volesse, una scarpa super estrema grazie alla flessibilità, ma soprattutto al fatto che è davvero molto più stabile rispetto al modello precedente, potrebbe essere una soluzione ideale per tutti quelli che volessero quest'estate migliorare il proprio personal best. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a dare a mangiare al coniglio.